Amici e amiche di Teleiride, bentornati al palazzetto di San Marcellino. Questa è la Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera, del grande basket gigliato che torna a splendere questa sera per la terza giornata del girone B della Serie B, Fiorentina Basket contro Gimar Basket Lecco. Un saluto da Francesco Benvenuti e Niccolò Casalzoli. San Marcellino colorato di viola che vedrà la palla a due alzata al cielo. In questo momento il primo pallone viene combattuto e conquistato da Lecco. Di Lecco con 17 secondi, subito la prima conclusione, inizio più che positivo, targato Simone Lasagni. Miasi Bianchi out 2 mesi per la rottura del metacarpo nel corso dell'allenamento del 7 ottobre scorso, privando Firenze di un uomo da oltre 14 punti e 5 rimbalzi di media. Mohamed Touré, il classico isolamento, classica retina che si muove, bentornato a Firenze Momo. Adesso c'è da riprendere posizione in difesa, perso totalmente l'uomo sul lato debole, graziata Firenze in questa circostanza, classico raddoppio, possibilità però per Lecco di arrivare fino al capolinea con Balanzoni, secondo canestro in fotocopia per lui. Marusic e chance del primo vantaggio della partita, con Touré che salta sulla finta, conclusione e retina che si muove per Daniello. E notiamo, Nick, anche un'importante fetta, cornice di pubblico che è arrivata da Lecco per tenere alto, insomma, i colori della squadra lombarda. L'ultimo attacco sarà presumibilmente per Firenze, allora Lecco va a gestirsi con cautela questi ultimi 10 secondi dell'attacco. Si va a creare una sorta di triangolo con Lecco che poi arriva fino in fondo. 1-7-1-4, 8 secondi, Facchino deve accelerare, lo invita a fare ciò proprio coach Salieri. 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, stoppata, azione troppo leggibile. La situazione l'abbiamo ricordato soprattutto per l'assenza di Tommaso Bianchi. Non c'è Tommaso Bianchi ma c'è mister Andrea Giampaoli, assist di Touré che lo ha messo in ritmo, cenno d'intesa tra i due, c'è bisogno assolutamente di Andrea Giampaoli. Firenze, il blocco di Vignali per Mohamed Touré, si butta dentro, conclusione da 3 punti, ancora un assist di Touré, molto bravo a capire il momento della partita in cui coinvolgere anche i compagni, secondo assist in fila, seconda bomba del quarto e 8-0 di parziale, ancora l'inerzia a Firenze. Secondi in singola cifra, Firenze ha costruito poco, rischia l'infrazione di passi, trova Vignali con il gancione mancino, Marusic lotta furibonda, con calma trova Giampaoli, la parabola arriva in fondo al sacco, Andrea Giampaoli, quintetto sempre più piccolo, fatto 4 piccoli e un lungo che è Vignali. Il problema è che se non torni con la transizione difensiva ti esponi a questo genere di situazioni. 34-28, timeout obbligato per coach Salieri. Ci vuole parlare su Salieri. Piunti, poi la conclusione, situazione piuttosto complicata adesso, 3-7-2-8, Firenze francobollata sul 29, ultimo possesso a disposizione di Lecco, importante questa difesa, 5 secondi, 4 secondi, canestro subito, applausi dalla panchina di Lecco, 41-41 per la Gimar Basket Lecco, 29 per la Fiorentina Basket. Assordante adesso il frastuono al palazzetto di San Marcellino, con Firenze ancora a collassare con la difesa. Touré, mani in faccia sull'avversario, gran canestro, gran canestro. Touré sembrava aver recuperato in tempo. Non secondo canestro da 3 punti di Siberna. Torna ad aggiornarsi il massimo vantaggio di Lecco adesso, più 13, 3-1, 4-4. Meno garra, meno aggressività del primo tempo. Qua Piunti bravissimo a ricevere lo scarico di Balanzone, tutto sull'asse alla forte pivot. Aggiornamento sul massimo vantaggio Lecco, più 15. Il blocco di Vignali, Piunti accetta il cambio, lo scarico per Marusic. Primo canestro, ma soprattutto primo tiro a 1.40 dalla fine del terzo quarto. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Meno 9 per la Fiorentina Basket. È questo lo scoglio da superare per strappare il pass per il secondo successo in stagione. Un atletismo anche differente con Piunti che prova ad andare fino al capolinea. Collassa la difesa di Firenze. 2-1 potenziale. Braccia al cielo per coach Meneguzzo. Si gioca Giampaoli, il blocco di Vignali,
Piunti accetta il cambio, gli tira sulla testa Giampaoli. Quello che potrà portare in questa parte finale di quarto quarto, Touré va a sfiorare. Conclusione ben più lontana dai 6,75. Ha sentito l'odore del sangue Mascherpa. Troppo presto per vedere lo striscione del traguardo, ma Lecco ci prova. Marusic, qualche segnale di ripresa con Giampaoli, che aveva provato a strappare la sfera dai polpastrelli di Piunti. Momo Touré fino al capolinea. Fino al capolinea Momo Touré. Time out per coach Meneguzzo. 5-6, 4-6, vantaggio Lecco. Touré da 3, ancora un errore per Touré che ha visto calare sensibilmente le proprie statistiche. Di Giacomo, il fallo che va a salvare la Fiorentina Basket. Certo è Nick che senza rimbalzo avremmo potuto iniziare forse a scrivere la lapide su questa partita. Certo è che ancora è presto, però terzo layup nel giro di pochi minuti fallito. Questo è inaccettabile, Francesco. Assolutamente, concordo in pieno con te. Violino il pallone, niente da fare. Facchino ancora ad un passo dalla palla recuperata. La chance per chiudere i conti, eccolo qui. All'inizio degli ultimi due minuti arriva la bomba che presumibilmente va a chiudere i giochi. Ciò che conta è quanto leggiamo sul tabellino. 6-8 Lecco, 5-5 Firenze. Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina Basket, Nick, in una partita iniziata in un modo strano e conclusasi con un ambiente surreale. Anche in campo si sono viste tante difficoltà, a partire da una rotazione davvero minima per coach Salieri. Minima, ci sono le attenuanti per questa sconfitta. Lecco è una buona squadra, lo sapevamo. Io onestamente mi aspettavo un pizzico più di energia, ma probabilmente da allenarsi non è stato affatto facile in questa settimana. Vedremo, perché adesso probabilmente qualche valutazione sul roster, non nelle scelte fatte, ma su come può andare avanti nelle prossime 5 partite, dove la Fiorentina Basket affronta tutte squadre di altissima classifica, fra cui Bergamo, Udine e Orzinuovi, andrà fatta.